Anche quest'anno, in piena pandemia, abbiamo voluto ricordare il 25 aprile e per la prima volta lo si fa nel Palazzo del Popolo, della città di Napoli, del governo, sotto la lapide degli eroi della Resistenza, per ricordare che Napoli fu la prima città d'Europa con una rivolta di popolo a liberarsi dall'oppressione nazi-fascista. E per comprendere quanto è difficile il momento attuale abbiamo visto anche persone protestare e chiedere quello che noi stiamo chiedendo sin dall'inizio, reddito di quarantena o anche reddito di emergenza, tamponi per tutti e mascherine per tutti. Quindi che il popolo sia unito in questo e che mi auguro che queste rivendicazioni trovano unita la città e che vanno rivolte verso altre istituzioni. Il sindaco non può che essere l'altoparlante di tutto questo, la forza di tutto questo, l'energia di tutto questo, ma non è certo il Comune di Napoli quello che può creare il reddito di emergenza, i tamponi per tutti e le mascherine per tutti, perché sono lo Stato e la Regione. Evidentemente è l'unico palazzo che è aperto il 25 aprile, perché noi siamo sempre aperti e siamo sempre con il popolo e per il popolo.